Dottor Parruti, a questo punto è necessario un lockdown? Io capisco che voi nell'incalzare delle vostre domande cerchiate delle risposte chiare e semplici. Io però non posso che ripetere onestamente e con l'onestà che cerco di seguire dall'inizio di questa vicenda lo stato dell'arte. Noi abbiamo una documentata circolazione di un virus che è più diffusivo. Abbiamo più casi gravi, abbiamo più malati in ospedale. Se il lockdown rosso, per capirci, se la zona rossa con l'associata chiusura delle scuole che a Pescara abbiamo preso bastasse, lo vedremmo nei prossimi giorni, potremmo vederlo nei prossimi giorni. Se non dovesse funzionare, per forza dobbiamo proteggere il resto della nazione evitando che il contagio possa raggiungere innanzitutto il resto dell'Abruzzo e poi le zone che ci circondano. Dottor Parruti, queste varianti stanno mettendo a dura prova il vostro lavoro e all'ospedale di Pescara ormai non ci sono quasi più posti. Nell'ospedale di Pescara ce li stiamo inventando, per fortuna, perché abbiamo ancora una grossa potenzialità, cioè tenete conto che col fatto dell'ospedale Covid fino al 10 di febbraio, fino al 5 di febbraio, il resto dell'ospedale non si è accorto, tra virgolette, della presenza del Covid, cioè il resto del nosocomio, il monoblocco, ha lavorato come se Covid non ci fosse e questo è stato sicuramente un fatto molto positivo. Ma in emergenza noi siamo ancora in condizione di ripetere quello che abbiamo fatto per la nostra cittadinanza nel mese di marzo e aprile dell'anno scorso, quando adibimmo una buona parte del nostro nosocomio ordinario, diciamo così, a gestire Covid. Certo, questo non deve farci invece sottovalutare quello che sta succedendo, cioè noi abbiamo 300 ricoverati in questo momento nell'ospedale di Pescara, quindi dobbiamo rapidamente valutare se qualcosa di più è necessario. Quando aumenta la circolazione il virus riesce a raggiungere i suscettibili in tutte le fasce di età e quindi raggiungendo un maggior numero di suscettibili determina un maggior numero di quadri clinicamente significativi. Poi l'impressione è che forse, adesso mancano dei dati, cioè per fare queste valutazioni bisogna avere delle statistiche e considerare nel giudizio di gravità tutti i fattori che contribuiscono, quindi fattori predisponenti, l'età, il diabete, la condizione del diabete e così via, tante altre cose. Però l'impressione grossolana, ma non tanto fallace, è che questo momento sia connotato da una circolazione di forme più gravi. Restano i vaccini, si sta procedendo con le vaccinazioni e l'augurio è che nei prossimi mesi possano essere vaccinate maggior numero possibile di persone. È più che un augurio, è un dovere morale. Dobbiamo vaccinare, dobbiamo chiedere a tutte le forze che ci circondano di aiutarci. Bellissima questa iniziativa dei sindaci si fanno, come dire, interlocutori e promotori nel distretto di loro pertinenza dell'accesso alla vaccinazione. Cioè dobbiamo trovare tutte le forme, tutte le risorse perché la popolazione generale, ma soprattutto quella dei suscettibili, entro 2-3 mesi sia tutta vaccinata.